un istituto che cura soprattutto l'educazione e la formazione delle giovani generazioni. Prima dello scoppio della guerra a Gaza il 7 ottobre del 2023, suor Nabila insieme alle sue consorelle che sono qui oggi, gestiva una scuola di 1250 alunni. Il 99,9% di questi alunni sono tutti musulmani. Vi chiederete come mai in una scuola cristiana siano così tanti frequentanti di fede musulmana. La realtà è che a Gaza, su 2 milioni e 300 mila abitanti, i cristiani sono poco meno di 1000 e sono in gran parte greco-ortodossi. I cattolici invece sono circa 100. E quindi, numericamente parlando, è chiaro che i frequentanti sono in genere tutti musulmani. E questa scuola, dopo il 7 ottobre, è stata parzialmente distrutta dai bombardamenti e 20 alunni circa sono morti insieme a 3 insegnanti. Sono solo alcune delle tante vittime di questa insana guerra. E suor Nabila ha vissuto insieme alle sue consorelle nella parrocchia latina della Sacra Famiglia dai primi giorni di guerra fino a poche settimane fa, quando per gravi motivi di salute insieme alle sue consorelle è riuscita a raggiungere l'Egitto e dall'Egitto poi arrivare in Italia per un periodo di cura. Oggi l'abbiamo qui con noi, giovedì scorso, mi pare giovedì o mercoledì l'abbiamo vista ad Assisi, Rai 1, insieme a Carlo Conti, e grazie alla sua amicizia che mi ha detto di sì per questa testimonianza. La ringrazio molto e la ringrazio anche a nome di tutti voi. E mi ha chiesto di fare alcune domande, ne farò 2 o 3 per stare anche nei tempi. E la prima domanda che ti vorrei fare è su Nabila, un ricordo dei giorni più brutti di questa guerra. Prima di tutto ti ringrazio per l'invito, ti ringrazio tutti, sono contenta di averci qui perché è la prima volta che veniamo qui al vostro paese. I primi giorni della guerra, anche fino adesso, è stato molto molto difficile. I cristiani sono affilati, rifugiati nelle 2 chiese, la chiesa latina della Santa Famiglia e la chiesa ortodossa, perché al nord dove noi siamo è tutto distrutto e tutte le loro case sono distrutte. La prima cosa che hanno pensato è che vengano alla chiesa e nella chiesa, al quartiere della chiesa c'è una scuola, di là abbiamo ricevuto, era con noi 635 persone, tra di loro quasi 100 bambini e viviamo nella classe. E la realtà non dormavamo mai perché il bombardamento di tutti attorno alla chiesa, specialmente il quartiere di Zeytun dove noi siamo. E noi spostiamo da un posto all'altro dentro la scuola, o la maggioranza del tempo viviamo dentro la scuola, dentro la chiesa, perché è il posto più sicuro dentro la scuola. C'è un episodio che vorrei che suor Nabila ci raccontasse relativamente al fatto che i cristiani di Gaza si siano tutti trasferiti, visto che le loro case non esistono più, nelle chiese, nelle 2 chiese. Nei periodi di grande bombardamento questi cristiani si radunavano sotto l'altare
Perché dicevano, preferivano. E quando gli israeliani hanno mandato di lasciare tutto il nord, tutti i cristiani hanno scelto di stare alle chiese, perché dove noi andiamo hanno scelto di morire. Se moriamo, moriamo nella chiesa, perché hanno pensato, e noi abbiamo pensato, se moriamo, loro sanno che sono i cristiani qui nella chiesa, ma se andiamo al nord, al sud, tutta la popolazione musulmana, c'è un posto di pregare, è molto difficile anche nelle diverse mentalità, è molto difficile. E la maggioranza delle notte noi tutti i parenti e noi suori pre-barco siamo nella chiesa. La prima cosa che facevamo, la preghiera del rosario con la gente, e dopo ognuno sta vicino alla sua famiglia. I bisogni spirituali venivano soddisfatti dalla preghiera, i bisogni materiali. Una volta mi hai detto che mangiavate una volta al giorno, perché non c'era cibo, non c'era più farina, e quando si trovavano a prezzi esorbitanti, impossibili da acquistare. Ecco, come avete superato anche questa difficoltà? Al nord era molto difficile, perché gli israeliani hanno proibito di entrare aiuti a quelli che sono al nord, per obbligare la gente di uscire dal nord al sud. Ma realmente non c'era posto sicuro anche nel sud. Anche nel sud c'è bombardamenti. Abbiamo vissuto un tempo molto difficile, specialmente per i bisogni dei bambini, dei malati che erano con noi, e non vengano aiuti, e sono rimasti poche di cose che abbiamo comprato prima della guerra. Anche il poco che c'era non basta di tutto. E la sofferenza più grande che abbiamo vissuto è di vedere i bambini che non... trovano di mangiare. Quando tu vedi i genitori, quando noi facciamo il pane, facciamo tutto con la legna, perché non c'era acqua, non c'era elettricità, non c'erano i carburanti, tutto manca. E la più cosa mi ha toccato è nella guerra, è tutto l'importanza della famiglia. Quando i padri al giorno danno un panino solo per ciascuno, perché non c'è, e la chiesa fa il più possibile di avere le cose, anche compravamo quello che c'è con il prezzo 10.000 volte di più del normale. E i padri e madri non mangiano e danno i pani ai loro bambini, perché i bambini mangiano tanto, voi sapete, e questo è molto importante. È molto importante di più è la fede della comunità cristiana, è veramente molto forte, anche hanno dato a noi
con coraggio di più di stare con loro e condividere con loro la sofferenza e sempre loro e pregano per tutti e ogni giorno c'era la messa, la preghiera del rosario, la domenica prima della messa c'era le orazioni e tutti partecipano, la maggioranza di loro partecipano ogni giorno alla Santa Messa. E la fede che ha sostenuto tutti in questo tempo difficile. E preghiamo per quelli che sono rimasti, perché ci sono tanti usciti da casa, perché la situazione è molto, molto difficile, non perché hanno lasciato, perché non amano il loro paese, no, al contrario, perché tutti quelli che hanno lasciato hanno pensato per il futuro dei loro figli, perché non ci sono scuole, né ospedali, né università, e per questo hanno lasciato. Conclusione, volevo ricordare anche che a Gaza, nella comunità cristiana, ci sono le suore del Verbo Incarnato, ci sono le suore di Madre Teresa. Quest'ultime assistono circa 20-30 bambini disabili, gravemente disabili, non trasportabili. Quando Israele diede l'ultimatum perché dovevano uscire tutti dalla parrocchia perché era una zona a rischio bombardamento, tutta la comunità si è riunita e hanno fatto, come dire, muro intorno a questi ragazzi, non potevano essere trasportati, avevano bisogno di macchinari, cosa che non era affatto possibile, e sono rimasti lì. E la loro unica attività, come diceva la sonna Pila, era proprio quella della preghiera, si sono sostenuti l'un l'altro con la preghiera. Sonna Pila, l'ultima cosa che volevo chiederti è fare un saluto a questi ragazzi che iniziano le loro attività estive. E cosa ti senti di dire loro all'inizio di questo periodo di vacanza, questo periodo spensierato? La prima cosa che dico ai genitori è date la fede ai vostri figli, perché loro che sono il futuro di questo paese. E quando noi diamo la nostra eredità, specialmente spirituale, i nostri bambini curano di noi quando diventiamo anziani. E per i bambini io amo tanto gli studenti, perché so che loro, la loro vita è molto attiva, e dico a loro di imparare a pregare e venire sempre alla chiesa e partecipare alla Santa Messa, perché è molto importante dare al Signore un pezzetto del nostro tempo. E quando noi preghiamo e sappiamo il nostro Vangelo, sappiamo di vivere i valori, specialmente della vita e della fede. Grazie, sonna Pila.